Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro appuntamento serale con il programma Dietro il Sipario. La tensione tra Russia e NATO cresce, si moltiplicano le dichiarazioni bellicose da entrambe le parti e i russi oggi dichiarano di avere le prove che dimostrano il diretto coinvolgimento di Kiev nei fatti del Crocus. Insomma, la situazione si fa davvero incandescente. Ne parliamo con i nostri ospiti, a cominciare da Umberto Pascali. Ciao Umberto. Salve. E con noi Edoardo Zarelli. E Buonasera, grazie per l'invito. Giorgio Bianchi. Ciao Francesco e buonasera a tutti gli ascoltatori e gli altri ospiti. Primo servizio della sempre puntuale Lilligorio. Mosca accusa la NATO di voler aprire nuovi fronti in Europa e sostiene di avere le prove che c'è Kiev dietro l'attentato terroristico al Crocus City Hall. Attentato sul quale l'intelligence degli Stati Uniti, secondo il New York Times, non ha condiviso con la controparte russa tutte le informazioni disponibili. Oggi il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato a RIA Novosti che le attività della NATO in Europa orientale sul Mar Nero ambiscono a preparare un possibile conflitto con Mosca. Secondo il politologo Igor Shatrov, queste frasi vanno prese sul serio. Con la consegna degli F-16 a Kiev saranno utilizzati aeroporti della NATO, ha detto il politologo a Radio Sputnik. A quanto pare, gli aeroporti da cui decolleranno gli aerei diretti verso la Russia sono in Polonia e Romania. Forse anche nei paesi baltici. Successivamente, truppe saranno portate in Ucraina sotto le mentite spoglie di istruttori e forze di pace. Dobbiamo aspettarci che quest'estate il conflitto possa allargarsi con la partecipazione degli eserciti europei della NATO. L'intelligence già ne parla, quindi la dichiarazione del Ministero degli Esteri russo ha un significato politico. Avverte che ne è consapevole. Sempre oggi gli investigatori russi hanno relazionato sull'indagine penale sull'attentato a Crocus e hanno sostenuto ufficialmente di avere ottenuto prove del legame tra nazionalisti ucraini e terroristi, nonché di ingenti somme di denaro e criptovalute inviate da Kiev per finanziare questo crimine. Intanto il New York Times scrive che i funzionari americani non hanno condiviso con le controparti russe tutti i dati sull'attacco terroristico pianificato al Crocus per paura che Mosca rivelasse le fonti e i metodi dell'intelligence statunitense. Le relazioni conflittuali tra Washington e Mosca, scrive il New York Times, hanno impedito ai funzionari statunitensi di condividere qualsiasi informazione sul complotto più di quanto necessario. Non è chiaro quale sia il messaggio che questo articolo intende veicolare. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sollecitato dalla stampa russa, ha commentato che fonti e informazioni del New York Times vanno maneggiate con cautela. Di questi temi ha parlato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al quotidiano Märkische Allgemeine Zeitung. Scholz ha detto che l'intelligence tedesca non sapeva dell'attentato a Mosca, che probabilmente gli agenti americani avevano delle piste e che fa parte della normale politica di Washington avvisare pubblicamente gli altri paesi quando dispone di tali dati. Scholz ha anche ribadito che non invierà missili Taurus né soldati tedeschi in Ucraina. Ecco Giorgio, inizio da te. Insomma, noi fin dall'inizio, anche grazie al tuo lavoro lì sul campo, avevamo spiegato che la propaganda occidentale che raccontava i continui successi militari dell'Ucraina, insomma, era poco più che carta straccia. Adesso non riescono a reggere più il bluff e la situazione è diventata incandescente. Ecco, secondo te c'è un modo per venire fuori da questa situazione o oramai il muro contro muro è inevitabile?
Ma guarda, Francesco, io come ho ribadito più volte, secondo il mio punto di vista, gli Stati Uniti hanno raggiunto gran parte degli obiettivi che si erano preposti, quindi separare definitivamente l'Europa occidentale, dalla Federazione Russa, l'Europa orientale, vale a dire i Baltici, la Polonia, la Repubblica Ceca, sono paesi visceralmente russofobici, sono stati inglobati nell'Unione Europea proprio per fare da ariete, per fare da apripista alla politica russofobica. Chiaramente il resto dell'Europa, l'Europa occidentale, era restia a lasciare la Russia per via dei legami energetici, soprattutto. Gran parte della manifatturiera europea ha potuto avere prezzi competitivi, sì, attraverso la deflazione salariale, ma soprattutto attraverso l'approvvigionamento, di gas, di energia a basso costo e grazie ai semilavorati a basso costo che arrivano dalla Cina. Noi abbiamo abbandonato i contratti a lungo termine gas to oil per entrare nel mercato libero gas to gas, abbiamo visto un'impennata dei prezzi. Gli Stati Uniti si sono avvantaggiati rifornendoci di gas attraverso appunto le navi gassiere che attraversano l'oceano, hanno incassato più di 52 miliardi di dollari. In più ci sono le sanzioni, l'isolamento della Russia, in più le sanzioni che hanno colpito tutta l'Europa, indebolendola ulteriormente. E questa è un po' una riedizione di quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania è stata scagliata dall'Occidente sostanzialmente contro la Russia per fare in modo che si indebolissero entrambi per poterle poi successivamente pappare in un boccone solo. E quindi la stessa cosa si sta facendo in questo momento: più l'Europa si svenerà in questa guerra, più l'Europa si allontanerà dalla Federazione Russa e in futuro dalla Cina. Più gli Stati Uniti e il mondo anglosassone ne riusciranno rafforzati. Quindi, secondo me, gli Stati Uniti hanno già ottenuto grandi, enormi vantaggi. A questo punto possono anche permettersi di congelare il conflitto. Il problema per loro sarebbe una sconfitta catastrofica di Kiev, perché quello segnerebbe la fine della NATO e quello, secondo me, è il grande punto e quello che c'è in ballo, vale a dire il prestigio della NATO dopo gli schiaffoni che hanno preso in Afghanistan, dopo quello che è successo in Siria. Domani voglio capire chi è che si fiderà, dalla NATO. Qualora la NATO dovesse promettere degli aiuti. Poi, magari in una seconda tornata, possiamo parlare della questione degli attentati e di tutto il resto, che è un capitolo a parte, insomma. Ecco, Umberto, Giorgio dice, ma gli americani alla fine, insomma, non vogliono davvero la guerra nucleare con la Russia, no? Vogliono rompere le scatole, fare la parte dell'idiota all'Europa, esporre il vecchio continente a possibili ritorsioni e magari una volta dopo aver acceso una serie di fuochi, arrivare all'improvviso e dire, oddio, che avete combinato, devo risolvere io. Ecco, insomma, tu la condividi questa sintesi? Ma secondo me gli Stati Uniti hanno perso, non è che ha perso l'Europa e gli Stati Uniti adesso che hanno messo come dire, l'Europa sulla linea del fuoco, adesso vanno via, abbiamo fatto il nostro lavoro. No, qui ci troviamo di fronte probabilmente alla fine della NATO come istituzione. Alcuni dicono perché gli Stati Uniti vanno via, ma gli Stati Uniti vanno via. E poi l'Europa senza NATO, senza difesa, eccetera, sarebbe questo il proposito, il fine della provocazione che dura da praticamente l'ultima provocazione dal 1989, non è più finita, poi è scalata nel 2014 contro la Russia. Io vedo invece che l'Europa sta messa male, sia economicamente e sia politicamente. Gli Stati Uniti stanno messi molto male. 3 giorni fa, vicino a Baltimora, una nave gigantesca con uno dei ponti principali degli Stati Uniti nel porto di Baltimora, il che significa che ci sono 5 anni per riparare. C'è un grossissimo di approvvigionamenti a questo punto, specialmente di materiale, cioè carbone, petrolio, eccetera. L'intero
diciamo, produttivo degli Stati Uniti è in decadenza. Cioè, la differenza è che la Russia invece è in grande espansione economica, quindi è capace di fare la guerra, se vogliamo essere cinici, e sta vincendo. Gli Stati Uniti possono fare i trucchi, poi gli Stati Uniti, bisogna vedere quali Stati Uniti ci sono adesso, quali ci saranno a novembre o magari anche prima. Comunque qui l'elite, chiamiamola così, può fare tutti i trucchi che vuole, ma non è che può permettersi adesso di fare delle guerre, adesso faccio la guerra in Cina, faccio la guerra qui in Europa, poi lascio gli europei. Stanno perdendo tutto, cioè, se fate caso a quello che sta succedendo in Africa, per esempio, proprio in questo momento, uno dopo l'altro, paesi del Sahel, cioè dell'Africa subsahariana, ma anche di altre parti, stanno facendo accordi militari. La Repubblica Centroafricana ha aperto una base russa, ieri l'ha annunciato, che ha aperto una base russa lì nel loro paese. Il Niger ha cacciato le basi americane, cosa che non si era ricordata in nessuna parte del mondo, non so da quanto tempo. Invece l'ha cacciata e ha detto: noi abbiamo un'alleanza con la Russia. Subito dopo c'è stata una conversazione telefonica tra il generale Chani del Niger e Putin. Il Senegal sta facendo la stessa cosa. Ci sono manovre militari in questo momento in corso tra Eritrea e navi russe. Nel Golfo di Oman, dopo che appena è finita la manovra militare tra le marine militari di Cina, Russia e Iran. Cioè, io non vedo una situazione in cui alcuni con gli Stati Uniti stanno vincendo. Gli Stati Uniti stanno messi malissimo da un punto di vista economico, malissimo da un punto di vista strategico-diplomatico. La Russia sta vincendo, ma la vittoria della Russia non è, come dire, una uguale e contraria a una vittoria tipo anglo-americana. No, il progetto russo è completamente differente. Putin è stato molto chiaro. Noi vogliamo arrivare a una diversa struttura, una diversa architettura di sicurezza in Europa. Questo è il fine. La vittoria non è tanto lo sconfiggere o meno. Putin ha ripetuto proprio ieri in un discorso culturale sulla cultura. Noi non abbiamo nessun popolo nemico, noi abbiamo come nemici le elite di questi popoli, ma i popoli sono nostri amici, compresi i popoli europei. È una strategia molto diversa, stiamo parlando di umanesimo, stiamo arrivando a un livello alto di politica, di capacità, di uomini di Stato. Quindi, quello che vedo io è che adesso la sconfitta dell'Ucraina, visibile perché già quella reale c'è stata, sconfitta dell'Ucraina, specialmente dopo questa pagliacciata criminale delle bombe e dell'incendio a Mosca, adesso non potrà resistere per molto tempo. Qui alcuni esperti dicono, non so, da maggio a settembre, poi è finita la questione del. E io vedo un altro processo che bisognerebbe approfondire, e cioè Macron, quando conta, o che ne so, il primo ministro dell'Inghilterra, quando conta, io vedo invece movimenti dentro questi paesi di scollamento della popolazione che si scolla, si separa sempre di più dai loro governi. E adesso questa paura infinita dell'invasione russa, eccetera, ma sempre meno gente ci crede, e questo processo di scollamento tra le elite e le popolazioni va avanti. Grazie Umberto. Chiedo un parere anche ad Edoardo Zarelli. Ecco, spesso Edoardo, gli apprendisti stregoni evocano forze che non sono in grado di controllare. Ecco, magari la boria dei neocon americani, dei soliti globalisti, li ha portati a pensare che poi, insomma, bastassero due schiaffetti, un po' di voce grossa per fare ritornare Putin, diciamo, nell'alveo dei capi di Stato normalizzati, che magari tanto si lamentano, ma poi tornano buoni seduti al banco. Ecco, forse stavolta hanno sbagliato i conti. Sì, condividendo sostanzialmente i primi due interventi che hanno dato una descrizione strutturale e geopolitica alla fin fine di una potenza egemone che sono gli Stati Uniti d'America, che come sappiamo sono
come dire, la punta della lancia dell'occidentalizzazione del mondo, potenza egemone ma declinante, e in questo declino chiaramente i conflitti, e questo conflitto in particolar modo, sono un passaggio di paradigma esplicito tra una lettura unilaterale del pianeta e invece una dimensione multipolare che gli si confà rispetto alle diversità che non possono non caratterizzare delle relazioni internazionali paritetiche e non subalterne, così come invece l'Occidente, diciamo così, negli ultimi secoli ovviamente ha imposto e che all'oggi né più nemmeno vorrebbe mantenere, ma per suo interesse, ovviamente mistificandolo come profilo, diciamo così, filantropico-umanitario all'insegna di diritti che valgono soltanto come strumento ideologico di propaganda. E oramai, come dire, gli eventi sono talmente emblematici in merito alla geometria variabile, no, dell'indignazione morale, del coinvolgimento della morte diffusa, collettiva, criminale e genocidiaria. Però effettivamente quello che tu poni, tu sai, cerco sempre di darti dei contributi, anche come dire, di riflessione, insomma, non voglio essere presuntuoso, ma filosofica, no? Perché come ci spieghiamo il fatto che i leader di nazioni europee adoperano in maniera oramai così disinvolta la implicazione bellicista, nucleare? È uscito un testo in Francia, speriamo che venga tradotto rapidamente in Italia, di questo rilevante storico Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident, la sconfitta, adesso non so come verrà tradotto in italiano, dell'Occidente, no? Dove in maniera molto coerente, molto documentata, tenete presente che questo è lo storico che tra l'altro precedentemente aveva definito e descritto poi il collasso dell'Unione Sovietica, però parla di come dire, un processo praticamente impersonale, un automatismo mentale, no? Che è generato nelle nostre classi dirigenti, se così le vogliamo chiamare, dal nichilismo, cioè. Se noi pensiamo a questo ibrido informale dell'Unione Europea, Todd né più né meno dice che simul stabat, simul cadent, l'Unione Europea, che non è l'Europa, ma l'Unione Europea che la domina, volenti o nolenti, in subalternità agli Stati Uniti d'America, rappresentano né più né meno questo processo di decadenza che, un po' come i feromoni dal punto di vista della condizione di aggressività in termini di paura di questa caduta, sviluppano queste, come dire, queste tendenze, questi atteggiamenti che tra l'altro sono completamente sottratti al politico come senso della realtà, perché insomma la dimensione di propaganda, la dimensione di surrettizia in cui oramai siamo decaduti in merito alla falsificazione del reale, del concreto, attiene al più grande tradimento che può fare un politico in merito al senso di realtà, anche nei rapporti di forza, perché siccome stavolta sono di fronte a una forza reale, a differenza degli ultimi decenni dove quelle forze che gli si sono contrapposte ovviamente non avevano le implicanze di poter fare attrito reale all'ambizione della uniformità del mondo al loro dominio, ecco che noi ci troviamo, non so, Macron che disinvoltamente parla di truppe al fronte e di implicazione nucleare, per poi sentire la risposta ovviamente sarcastica, ne avete 200 e noi ne abbiamo 6.000. Oppure Gran Bretagna, tutta la sequela degli ultimi primi ministri, ma ricordiamoci ad esempio la Liv Strauss, che in televisione evoca il lancio di testate nucleari come se fossero dadi su un prato verde di gioco. Oppure pensate ai paesi scandinavi, no? Che storicamente nel contemporaneo si erano sempre caratterizzate in merito alla dimensione della neutralità e di una dimensione, come dire, della declinazione della pace come condizione di distensione in merito alla pratica politica. Oppure, come giustamente prima veniva detto, la Germania che ha raggiunto un livello di masochismo in essere che non ha pari, anche perché è proprio il perno di quella separazione tra l'Europa continentale e la Russia come ponte eurasiatico, diciamo così, che è effettivamente l'obiettivo strategico statunitense e non da breve, e tanto più nello specifico ucraino, con tanto di preparazione e induzione del conflitto
che poi ha raggiunto la maturità, diciamo, 2 anni fa. Comunque, sia come sia, siamo nella fase del nichilismo reale, ecco, userei questo simbolo, perché dopo essere stato, come dire, alla morte di Dio, per dirlo con l'annuncio nella Gaia Scienza di Nietzsche, con il venir meno del cristianesimo come collante sostanziale, il venir meno delle ideologie che hanno sostituito la narrazione religiosa con le narrazioni ideologiche che nel Novecento hanno avuto ovviamente un elemento sostitutivo, all'oggi viene cancellata l'idea stessa dell'essere umano, la dimensione, come dire, transumana, dello scientismo, della dimensione applicata. Ecco, se nelle coscienze si crea il vuoto, le scelte che gli uomini di potere, alla fin fine, propagandano e né più né meno portano a una dimensione, come dire, paradossalmente o presuntamente razionale, sono il nulla, e come citando nuovamente Federico Nietzsche, chi guarda nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Quindi la presenza del nulla nella coscienza genera, come dirvi, la nullificazione del mondo materiale. È così che l'autodistruzione completa possa essere, come dire, perseguita inconsciamente, perché ci si sente detentori, come al solito, della condizione moralistica del bene rispetto al male. Quindi si adoperano delle categorie che non sono più quelle politiche, ma sono delle categorie autogiustificative di una condizione umana che caratterizza oramai le classi dirigenti occidentali, che sono effettivamente inquietanti. Tant'è vero che nello scenario molto concreto che è stato descritto, come dire, opportunamente nei primi due interventi, la storia è sempre poi anche strana. Ci può essere, come dire, una dimensione impropria che in merito agli equilibri descritti li faccia trascendere ulteriormente e porti a qualcosa di ulteriore a quello dato. Ovviamente non possiamo qui saperlo. Certo che non so se poi lo sviluppo della trasmissione di oggi riporterà sull'implicazione anche dell'attentato genocidiario. Voglio adoperare questo termine, che non è forzato, a Mosca, siccome sinceramente, così come è visto, è chiaro che è stato strutturato tramite una rete logistica che lo ha reso possibile. E né più né meno, anche se in grande scala, e né più né meno nelle modalità operative degli altri attentati che abbiamo visto svilupparsi in Russia dall'inizio del conflitto, è altrettanto chiaro che in Occidente si gioca veramente col fuoco relativamente a queste categorie che oramai né più né meno hanno veramente corrotto nel profondo la coscienza delle classi dirigenti occidentali che, l'ho detto in altre occasioni qui da te, in un processo dove si era partiti nella modernità nel voler governare il Guarda, devo popolo. chiederti, diciamo, interventi poco più brevi, perché insomma non riesco a parlare di Chiedo tutti gli scusa, argomenti. Prego. allora chiudo No, 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 dicendo concludi, semplicemente. concludi, prego. No, chiudo immediatamente. Cioè, siamo arrivati al fatto che né più né meno siamo di fronte a tecnocrazie che vogliono governare senza il popolo. E mi collego a chi precedentemente ha detto che lo scollamento tra le classi dirigenti e il consenso reale, le loro politiche, è oggi come oggi sostanziale. Però purtroppo non appare, perché nel processo rappresentativo della liberal democrazia siamo in una dimensione oligarchica dove delle tecnocrazie possono determinare i destini dei popoli. Ti chiedo Grazie scusa Edoardo, per. scusami, ma vi devo chiedere 4-5 minuti massimo di intervento, perché sennò si perde il quadro d'insieme della puntata. Guardiamo il secondo servizio e poi torniamo in studio. Mosca colpirà le basi della NATO se faranno partire gli F-16. Lo ha detto Vladimir Putin ai suoi piloti militari ieri durante una visita alla caserma di Torzhok. Queste le parole del presidente russo. I paesi della NATO ne stanno parlando e sembra stiano addestrando i piloti. Se effettivamente forniranno gli F-16 a Kiev,
Li distruggeremo esattamente come stiamo distruggendo i loro carri armati e altri equipaggiamenti. Li considereremo obiettivi legittimi se operano da campi di aviazione di paesi terzi, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli aerei F-16, infatti, possono trasportare anche armi nucleari e dovremo tenerne conto nell'organizzazione delle nostre operazioni di combattimento. Fin qui le parole di Putin. In tale scenario scatterebbe l'articolo 5 del Patto Atlantico, che in caso di attacco a un paese della NATO impegna tutti gli altri a intervenire. Se dunque i caccia che potenzialmente contengono le bombe atomiche si avvicineranno ai confini della Russia, allora sarà la terza guerra mondiale. Da questo punto di vista, Putin ha lanciato un avvertimento all'Occidente in linea con quanto ha sempre sostenuto sul fatto che è disposto a difendere la Russia a qualsiasi costo, che una guerra tra NATO e Russia resterebbe senza vincitori e che in caso di apocalisse atomica i russi morirebbero come martiri e gli occidentali come cani. Ma il suo discorso non si è limitato a ciò. Putin ieri ha definito l'idea che sia la Russia a voler attaccare l'Europa o combattere la NATO come un'assurdità, nonché una forma di intimidazione che i governi occidentali esercitano ai danni dei loro stessi cittadini. Stanno intimidendo i loro stessi popoli per estorcere il loro denaro mentre l'economia crolla e il tenore di vita diminuisce, ha dichiarato Putin. Hanno bisogno di una scusa, quindi usano la possibile minaccia russa. Noi non abbiamo intenzioni aggressive e se non fosse per il colpo di Stato e le successive ostilità nel Donbass, non faremo nulla nemmeno in Ucraina. Sono stati loro a scatenare la guerra nel 2014, lanciando missili contro la pacifica città di Donetsk. Ciò nonostante, ha continuato Putin, abbiamo firmato gli accordi di Minsk, ma ci hanno ingannato. Hanno procrastinato per 8 anni e alla fine ci hanno costretti a difendere i nostri interessi e popolo in modo diverso. Secondo il presidente russo, è quindi del tutto insensato affermare che Mosca possa attaccare la Polonia, i paesi baltici o la Repubblica Ceca. Si tratta, dal suo punto di vista, di farneticazioni occidentali per ingannare i loro stessi popoli e costringerli a spendere più soldi per farsi carico di questo fardello. Ecco, Giorgio, Putin, a differenza dei politici occidentali, è un uomo abituato a misurare le parole. Evidentemente la politica show, spettacolo, non è in voga in Russia. In Occidente si usano termini sguaiati, macellaio, altre cose, come dire, che servono per il cabaret, ma invece lui è un uomo che, insomma, dice le cose con un certo rigore, ancora di più forse lo fa il ministro degli esteri Lavrov. Ecco, se usa questa retorica non c'è da preoccuparsi. Ecco, tu che conosci la comunicazione russa, ecco, non ti pare che sembra quasi, come dire, un ultimo appello? Volume. Volume, Giorgio, il microfono. Microfono acceso. Sì, ora ti sentiamo. Putin, a mio modo di vedere, è sempre stato chiaro fin dall'inizio, ha detto le cose così come stavano dal punto di vista russo, prima dell'inizio di quella che loro chiamano operazione militare speciale, aveva tentato, ricordo perfettamente, eravamo a cavallo del Natale 2021, quindi tra il 2021 e il 2022 c'è stata un'attività febbrile, ovviamente i nostri giornali parlavano d'altro, le notizie arrivavano en passant e noi cercavamo in qualche modo di porre l'accento sulle parole russe, sulle linee rosse, sul fatto che si stava arrivando verso un punto di non ritorno. Ciò nonostante, i russi hanno fatto quell'operazione con l'intento di spaventare l'Ucraina e convincerla che quello della NATO era un bluff e che dovevano più guardare più che alla propaganda, alla concretezza delle armi, perché gli altri fanno le chiacchiere, i russi
sono entrati in Ucraina con l'acciaio. A Teleragione io ho riproposto la telefonata fra Zelensky e Macron, in cui si vede un Zelensky ben diverso da quello che si vede oggi, preparato dagli spin doctors occidentali, dopo le foto di Vanity Fair o quant'altro. Era uno Zelensky con la voce tremolante, sembrava un bambino che chiamava il papà e chiedeva aiuto, diceva a Macron che cosa devo fare, arrivano da tutte le parti, non si sa quanti sono. Utilizzano tutte le armi possibili e immaginabili. Macron gli dice: ma voi siete pronti a trattare? Sì, sì, certo, certo, noi certo che siamo pronti. E cosa siete disposti? Cioè, siete disposti a concedere? Ovviamente dovremo farlo, no? Ma era ovvio, cioè la Russia ha detto: guardate, i giochi sono finiti, il tempo delle trattative è finito, noi facciamo all-in. No, come si dice nel Texas Hold'em, hanno preso tutto quello che avevano e l'hanno messo. Ed era chiaro che da quel momento in poi la Russia non sarebbe più tornata indietro, perché sapevano perfettamente quello che avrebbe fatto l'Occidente immediatamente dopo, vale a dire mettere sanzioni. E la Russia aveva aspettato quel momento semplicemente per prepararsi, avrebbe potuto fare quello che ha fatto molto prima. Lo ha fatto nel momento stesso in cui era pronta a frenare l'urto delle sanzioni, aveva creato appoggi, reti diplomatiche, alternative, mercati di sbocco e quant'altro, e quindi e loro da quel momento non sarebbero più tornati indietro. E comunque, cioè nonostante, hanno tentato nuovamente di portare avanti delle trattative, hanno ritirato le loro truppe dopo la firma di un accordo. Gli accordi di Istanbul sono stati sabotati da Bucha, e Bucha è chiaramente una messa in scena hollywoodiana che aveva l'unico scopo di far naufragare le trattative di pace e tagliare tutti i ponti dietro a Zelensky, quando già, e poi dopo la pietra tombale, la visita di Boris Johnson, e lì è finito tutto. Ma tutto questo è storia, cioè i russi chiaramente hanno tentato tutte le strade possibili e immaginabili, facendo capire all'Occidente che per loro quella era una questione esistenziale, cioè qui c'è in gioco la sopravvivenza della Russia. Cosa dobbiamo fare? Le armi nucleari sono sul tavolo, tutto il nostro armamentario è sul tavolo, tutto il nostro paese è sul tavolo, tutti i nostri uomini sono sul tavolo, e noi da qui non torniamo più indietro. E l'ha detto dal primo minuto, oggi sta semplicemente ribadendo il concetto. Gli altri sono rimasti indietro, gli altri non hanno ben capito che cosa stesse succedendo. Pensavano di poter andare avanti con le chiacchiere, pensavano che con la propaganda e con le sanzioncine avrebbero potuto risolvere tutti i problemi. Oggi si stanno risvegliando e hanno capito che le sanzioni non servono a niente, che la propaganda non serve a niente, l'unica cosa che serve è l'acciaio. Hanno il fegato, hanno il pelo sullo stomaco di mettere l'acciaio sul campo? Non si capisce. Ogni tanto dicono una cosa: Macron aveva fatto una dichiarazione di fuoco, poi quando è stato messo di fronte a quello che aveva detto ha cominciato a traccheggiare, gli tremavano le gambe, gli balbettava la voce, ha detto, non ha detto, è tornato indietro. Scholz, la salsiccia con le gambe, come l'hanno definito gli ucraini, è uno che a malapena sa dove si sta, dove si trova il suo ufficio, figuriamoci fare tutto il resto. La Meloni è un'altra che veramente è un qualcosa di imbarazzante. Le ultime dichiarazioni che ha fatto è una strisciata di bava inimmaginabile, ha detto che poi arriverà la Polonia, poi arriverà tutto il resto, cioè veramente dichiarazioni farneticanti, ma siamo ancora nell'ambito delle chiacchiere. Quell'altri hanno l'acciaio sul campo, all'acciaio si risponde con l'acciaio, poi gli altri possono parlare quanto vogliono, insomma. Quindi la linea russa è sempre stata molto chiara, e io ribadisco quello che ho detto qui davanti a te quando ero a Donetsk nel 2022: i russi non si fermeranno, il loro obiettivo primario è ricongiungersi alla Transnistria, quello è il loro obiettivo primario, loro alla Transnistria ci arriveranno comunque, anche a costo di sigillare Odessa e di creare una situazione come quella di Idlib in Siria, ma loro in Transnistria ci arriveranno, perché se non arrivano in Transnistria il prossimo problema sarà lì e si ricomincerà da capo un'altra volta. Putin ha detto: io devo risolvere tutte le questioni in sospeso. E le questioni in sospeso sono queste, le risolveranno, a meno che gli altri non decidano di rovesciare la scacchiera, perché quando stai perdendo una partita a scacchi o butti giù il re o butti giù la scacchiera, non è che hai tante altre alternative. Tocca capire l'Occidente se ha deciso di buttare giù il re o buttare giù la scacchiera. Ecco, questo lo capiremo solo vivendo, come cantava un noto
cantautore, un ritornello che è rimasto nelle orecchie di molti di noi. Prima di andare da Umberto Pascali, una parentesi, abbiamo delle grosse difficoltà con il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Abbiamo lanciato questa campagna di abbonamenti, immaginate quanto può essere complicato tenere in piedi una rivista di questo tipo che impegna mensilmente i migliori intellettuali della Resistenza. Abbiamo un mese di tempo per salvarla. Ecco, insomma, se andate sul nostro sito visioneeditore.it e avete intenzione di abbonarvi o di acquistare gli ultimi numeri, ecco, magari chiedo alla regia di fare vedere il sito, eccolo qui. Noi cercheremo di tirare ancora per un mese, dopodiché, altrimenti dovremo purtroppo a malincuore prendere atto che puntare sul cartaceo è obiettivamente oramai insostenibile, ma io ancora confido in una ripresa. Umberto. Mi Vai. senti? Sì, perfettamente. Non ti sento. No, non ti faccio domande, vai a ruota libera. Cioè, voglio sentire Sì. qual è secondo te la priorità adesso da affrontare sul piano del discorso. Ok, due cose molto importanti, volevo dire. Uno, che Putin e la Russia non si sono semplicemente difesi. La Russia e Putin hanno cambiato il mondo. Cioè, il mondo che abbiamo adesso non è quello del 2022 o anche quello del 2023. A parte l'ovvietà dell'espansione del BRICS, che dovrebbe essere chiara a tutti, ma al di fuori di questo c'è una serie di sommovimenti. La cosiddetta geopolitica, parola orrenda. La cosiddetta status, come dire, quasi geografico del mondo è cambiato. È cambiato più di quando cambiò con la prima guerra mondiale. Di fatto, uno dei problemi principali per cui certe cose non si vedono in Europa è perché l'Europa è diventata più piccola, è diventata sempre meno importante e quando i russi parlano, quando la grande Zakharova parla, sì, si riferisce all'Europa, ma sempre in termini adesso abbastanza derisori, ma parla sopra la testa dell'Europa, contrariamente a quello che succedeva alcuni anni fa. Adesso parla al resto del mondo, che ascolta. Quindi quando in Europa, non so, quelli che ci ascoltano, leggono i giornali grossi, non la tua televisione, Francesco, ma i grossi giornali, che gli dicono Putin sta per attaccare, Putin è finito, o altre continue stupidaggini, devono capire che quella è una guerra psicologica contro gli abitanti dell'Europa, ma che è sempre meno efficace. Quindi se c'è una reazione semi-isterica, non vedo, non sento da parte dei leader europei, non vedo, non sento la realtà, bisogna considerare che il resto del mondo, il 90% del resto del mondo, vede cose completamente diverse, si sta espandendo questa consapevolezza e questo potere, no? Di quello che una volta era il terzo mondo, che fra poco diventerà ricco, se vogliamo usare questa terminologia, più del primo mondo, o perlomeno comincerà ad avvicinarsi e in termini di influenza politica e strategica reale lo sta superando. Se noi pensiamo, stiamo parlando della maggioranza della popolazione del mondo, stiamo parlando di Russia, India e Cina. Volevano staccare l'India, l'India è diventata ancora più filorussa nell'ultimo tempo. Macron ha cercato disperatamente di salvarsi il suo impero africano, no? Come fece con l'Indocina e come fece con la parte Pico del Medio Oriente. Ha fallito completamente, è stato cacciato. La Francia è stata cacciata, rimpiazzata dagli americani. No, gli americani cacciati anche loro. In più, quello che è cambiato è la situazione negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno in una situazione molto più debole di quella che, da come lo vedo io, sono abbastanza sicuro di questo. Da quello che io leggo sui giornali europei, non ha nessuna vicinanza con la realtà di qui. Quando uno dice mi meraviglio che il New York Times scriva certe cose, ma il New York Times, che è il giornale, come si dice a volte, il giornale dei padroni, è il giornale dei grandi oligarchi, è uscito dal seminato, almeno quello che si pensava dovesse essere seminato, tantissime volte. È quello che ha rivelato che Putin aveva ragione, ha rivelato che
c'erano 12 basi della CIA, in Ucraina al confine con la Russia, dopo il 2000, dopo il 2014. Quindi quando Putin dice io lo devo fare perché verrò attaccato da questi qui, il New York Times scrive giusto, è vero, perché lo fa? Non solo, ma perché una parte consistente del mondo, almeno quelli più, diciamo, quelli più onesti, più patriottici, diciamo, che si preoccupano delle sorti del proprio paese, tra i militari, ma addirittura anche nell'intelligence. Adesso c'è una lotta furibonda che voi vedete attraverso l'apparizione miracolosa di questi articoli strani, no? Che dicono cose inattese. C'è una spaccatura nel mondo dell'intelligence. Ho qui una lettera che è stata mandata da un'organizzazione che si chiama VIPS, professionisti veterani dell'intelligence per la sanità mentale, in cui spiegano a Biden, Biden tu sei un cretino, però non ci cascare... Proprio così, testuali, dicono tu sei un cretino, ora parliamo. Tra virgolette. Ah, tra virgolette, vabbè, già qualcosa. Come li conosciamo questi qui? Questi ecco, sono... lei è un cretino, si informi. Questi sono Scott, sì, questi lo dicono quotidianamente questa cosa, eh? Questi sono Scott Ritter, no? Il colonnello McGregor, William Benny, Phil Giraldi, un ottimo italoamericano che abita qui nel Nord Virginia, adesso vecchio. Questi hanno spiegato quello che avete fatto è stato un suicidio. Tu adesso devi impedire che Macron ci porti alla guerra nucleare. Infatti il titolo è sull'orlo della guerra nucleare. Ti leggo solo una frase. La Francia si sta preparando a inviare in Ucraina in un futuro non troppo lontano una forza di 2000 uomini, più o meno una brigata composta, vabbè. Questa forza è puramente simbolica, in quanto non avrebbe alcuna capacità di sopravvivenza in un moderno conflitto a alta intensità della portata e delle dimensioni di quello che sta avvenendo oggi in Ucraina. Non verrebbe schierata direttamente in una zona di conflitto, ma servirebbe come una zona di un cordone per frenare appunto i russi dall'andare fino alla Transnistria, come diceva giustamente il collega. Dice, questo è una idiozia. Da un punto di vista militare questi sarebbero spazzati via nei primi 5 minuti in cui mettono piede lì con l'uniforme militare, perché già ci sono. In più sta venendo fuori e quindi tu devi dire di no. E non dico infatti, ma dalla Casa Bianca, nonostante la pazzia e la criminalità che abbiamo visto uscire dalla Casa Bianca di Biden, però è venuta una risposta a Macron, no, non ci stiamo, cioè non ti sosterremo in questa operazione. E adesso Macron sta facendo degli incredibili zigzag, io penso soprattutto per una ragione, sta proteggendo se stesso, perché i francesi fra poco se lo potrebbero mangiare vivo. C'è una ribellione non solo dagli agricoltori, ma da tutti i settori della società, in cui lui ha perso anche la capacità di essere percepito come un dominatore, come vorrebbe lui, come una specie di piccolo Napoleone. L'ha persa e quindi deve strillare sempre di più, ma più strilla e più la sua debolezza è evidente a questo punto. Negli Grazie. Stati Uniti... Prego, prego. Quello che è in ballo è la cacciata di una larga fetta del mondo dell'intelligence. Cioè questo è quello che è in ballo. Cioè, per farne una storiella semplice, questi i neocon, sapete, con Victoria Nuland, il marito Kagan e tutti gli altri ex trotskisti adesso diventati apertamente nazisti, non solo undercover, questi erano quelli che erano andati dalla grande cupola oligarchica, no? Immaginatevi, non so, i Rothschild, immaginatevi Klaus Schwab e compagnia brutta, ci metterei di mezzo anche Bergoglio, anche se adesso lui ha cambiato tutto per non cambiare niente. Hanno detto, ti portiamo la testa di Putin su un piatto d'argento, poi saccheggiamo la Russia, la facciamo in 3-4 pezzetti, prendiamo le materie prime, ritorna tutto Wall Street, la City di Londra, eccetera, eccetera. Questa era la promessa. E si sono scatenati in questa avventura da
proprio gamblers, come si dice, giocatori d'azzardo ubriachi che stanno perdendo e più perdono e più devono puntare. E adesso sono arrivati al punto estremo. E adesso abbiamo visto con la cacciata della perfidissima Victoria Nuland, no? Che è stato molto indicativo, molto più di quanto si possa pensare, secondo me, è tutta quella fetta degli avventurieri che viene cacciata, perché da un punto di vista della cupola oligarchica ha promesso e non ha dato, ma dal punto di vista in generale degli altri, anche all'interno del mondo militare, eccetera, questi qui non sono più accettabili, questi qui hanno portato al disastro. Gli Stati Uniti, anche militarmente, sono in un mare di guai, non riescono a fare. Vabbè, mi fermo. No, poi magari facciamo un ultimo passaggio, abbiamo ancora un quarto d'ora. Intanto voglio chiedere a Edoardo Zarelli quanto crede probabile l'inizio di una conflittualità diretta tra NATO e Russia. È un'ipotesi di scuola, siamo ancora nel campo della tattica, o le possibilità di una guerra guerreggiata crescono di giorno in giorno? Senti, voglio essere appunto breve perché mi rendo conto prima di essere stato esondato. No, vabbè, sei stato già condonato per quello. No, scusami, io purtroppo non ho tempi comunicativi perché non sono abituato. Allora, senti, io direi in questa maniera molto concreta, la guerra ha avuto tre fasi, siamo nella terza. Avrete anche notato che Peskov ha cominciato a parlare esplicitamente appunto di guerra in merito a quello che è lo scenario che si sta disponendo intorno alla Russia in merito all'addestramento e all'allocazione delle forze della NATO, oltre quelle che sono già abbondantemente sul campo dal punto di vista del controllo del territorio, delle informazioni di direzione di tiro, di tutto quello che è stata la preparazione. I tre momenti della guerra, d'altronde prima Bianchi lo citava molto precisamente, è stata la prima fase, che è stato un tentativo di persuasione forte in merito a una soluzione politica sulla neutralizzazione dell'Ucraina. E quello è stato fatto tramontare esplicitamente dagli atlantici in merito alle trattative che tramite la Turchia, direi eminentemente, avevano raggiunto un punto significativo. Ed è stato il primo momento del conflitto. Il secondo momento del conflitto, completamente surreale, giustamente prima si diceva, oramai la comunicazione occidentale è completamente autoriferita e il resto del mondo non dà più credibilità a quello che noi sentiamo continuamente. La seconda fase del conflitto sarebbe stata quella con cui le forze armate ucraine, eterodirette sostanzialmente dalla NATO, avrebbero avuto la rivalsa territoriale per ottenere poi la soluzione del conflitto a loro favore. La strategia militare russa in difensiva ha distrutto per la seconda volta l'esercito ucraino. Adesso siamo nella terza fase, e la terza fase ha una sua inerzia, anche perché giustamente Bianchi prima parlava di acciaio. La guerra è acciaio, la guerra vuol dire migliaia di persone che muoiono, il fuoco uccide, e l'inerzia oggi come oggi è quella che viene descritta di una irreversibile condizione di fatto. In merito a questa irreversibile condizione di fatto accade tutto quello che si stava descrivendo anche nell'intervento appunto precedente, della implicazione all'interno, del deep state, anche operativo, strategico-militare americano, di come considerare la possibilità di proseguire il conflitto. E né più né meno implicazione di quello che noi sentiamo come ululare alla luna è né più né meno la preparazione a un esito che può essere o quello della, considerazione di fatto che né più né meno il conflitto non può che avere l'esito che è stato descritto, cioè che la Russia si impone sul campo per la soluzione politica a suo riferimento, o altrimenti dobbiamo immaginare che, come dicevo prima, dall'altra parte si voglia portare alle estreme conseguenze questo conflitto. Sinceramente io non faccio un vaticinio su quello che accadrà. Mi sembra che non ci siano le condizioni perché l'Occidente abbia
un coinvolgimento effettivo per aprire un conflitto diretto con la Russia. Credo che abbiano fatto male i loro conti in questo lungo periodo, che ovviamente è precedente al conflitto in essere, e che se prevarrà il realismo relativamente anche ai rapporti di forza, che sono quelli reali, si avrà quello che ha descritto prima Bianchi, cioè né più né meno il Dnepr sarà praticamente il vallo di Adriano in merito a una neutralizzazione e una cristallizzazione del conflitto. Per il resto potrebbe esserci qualcosa che va oltre quello che noi qui possiamo prevedere con la razionalità, e cioè un evento che abbia, come dire, o che vada completamente oltre quello che noi stiamo dicendo e che ci porti di fronte a un esito diverso da questa inerzia oramai del conflitto, che non può, per rapporti di forza reali sul campo, avere questo tipo di implicazioni. E aggiungo, come ho detto prima, e poi mi chieto, anche l'attentato stragista è un atto di disperata vendetta e tentativo di incidere in maniera velleitaria in merito a questa dinamica, perché invece che una rappresentazione di forza o di dimostrazione di intervenire sul territorio russo, cosa che oggettivamente è stata fatta, dal punto di vista della coesione interna della Russia e dal punto di vista della dinamica bellica in atto, è assolutamente non pertinente, cioè non ha nessun tipo di implicazione fattiva in merito ai rapporti di forza reali che portano alle decisioni effettive in merito al destino di questo conflitto. Grazie Edoardo, anche per aver concluso il tuo ragionamento in 4-5 minuti. Giorgio, ti voglio fare leggere, non so se sei in antemetico vicino, se no prenditelo, l'ultima dichiarazione di Zelensky. Dice: la di guerra può arrivare presto in Europa e in America, abbiamo bisogno di aiuto adesso. Zelensky ha avvertito che Putin spingerà la guerra della Russia sul suolo della NATO a meno che non venga fermato in Ucraina. Il presidente ha suggerito che con le attuali forniture militari le sue truppe non sarebbero pronte a difendersi da un'altra imminente grande offensiva russa che prevede entro la fine di maggio o giugno. Dice: abbiamo bisogno di aiuto adesso. Ho letto oggi con un certo fastidio un articolo pubblicato da un certo Raineri di Repubblica che parlava di Budanov, capo del GUR, dei servizi segreti militari ucraini, e lo dipingeva come un eroe per avere portato a termine missioni tipo la morte di l'uccisione di Tataski o la giovane filosofa Daria Dugina. Ecco, queste sono le azioni che rendono immortali questi eroi ucraini, che poi il macellaio è Putin. Ecco, ha ragione secondo te Zelensky? Putin sta preparando una offensiva che chiude i conti a maggio e giugno? Putin reagisce in misura in cui gli altri provocano. Io adesso non la so citare esattamente. C'era John Lennon che diceva una cosa che suonava più o meno così, no? Il sistema ti tira gli scappellotti dietro la testa, ti tira la barba perché aspetta che tu reagisca, perché l'unica cosa che sa fare il sistema è gestire la violenza. Quindi è chiaro che la Russia è stata provocata in tutti i modi possibili e immaginabili. L'ultima provocazione possono essere bombardieri che si alzano in volo dalla Romania o dalla Polonia per attaccare le truppe russe. E lui l'ha detto chiaramente: se questo accadrà, io reagirò. Più chiaro di così non si può dire, non è che ci stanno mezzi termini e tutto. E allora loro diranno: vedete che Putin porta la guerra in Europa, no? E poi loro qui da noi hanno in mano tutti gli apparati propagandistici. Questo oramai è descritto come un criminale, un macellaio, uno squilibrato, che poi Putin è un democristiano, anzi più che altro, come dico sempre, è un craxi che ce l'ha fatta. Ogni volta che uno si aspetta che faccia i fuochi pirotecnici escono fuori dichiarazioni piatte da burocrate, insomma è tutto fuorché uno squilibrato. Io ricordo, mi sono occupato di Siria, lo stesso si disse di Assad, no? Assad del macellaio, Assad del criminale, Assad del massacratore del suo popolo. Assad ha difeso il suo popolo. Se non ci fosse stato Assad, o più che altro, se nel settembre 2015 non fosse
fosse intervenuta la Russia, oggi la Siria sarebbe ridotta né più né meno come è ridotta la Libia, perché noi non ce lo scordiamo, la Libia era il paese più fiorente di tutta l'Africa, l'hanno distrutta, esportava soltanto studenti o professionisti con alto grado di scolarizzazione, oggi esporta disperati che si mettono in mare per raggiungere l'Europa. Per quanto riguarda Budanov è un parto della CIA, è un uomo, è un ufficiale che era presente nelle 12 basi che ha denunciato il New York Times e se lo sono coccolato, se lo sono cresciuto. Gli Stati Uniti, l'Occidente da sempre utilizza il terrorismo, dai tempi di Lawrence d'Arabia, si può dire che il terrorismo l'hanno inventato gli inglesi, insomma, quindi non è una novità. E oggi sorprendersi che l'Occidente utilizzi il terrorismo per mani terze, no? Hanno usato la mafia in Italia, hanno usato i terroristi neri, hanno usato i terroristi rossi durante la strategia della tensione, hanno usato il terrorismo ovunque, insomma, dovunque è servito. E questa non è una novità. Poi chi mette, accende la miccia non è interessante. Interessante è il mandante. Ed ora mi viene da ridere per il ruolo che sta avendo la Turchia, perché la Turchia ha dichiarato di avere informazioni in merito agli attentatori del Crocus, no? E pare che abbiano arrestato 40 persone. E uno degli attentatori ha dichiarato di essersi addestrato per 2 mesi in Turchia. La Turchia è un paese della NATO, un paese che ha fornito appoggio, ad esempio, all'invasione della Siria, le formazioni turcomanne, i così detti ribelli moderati entravano da nord, entravano dalla Turchia, andavano benissimo, poi quando hanno iniziato a massacrare i curdi non sono più andati bene, lì il sistema dell'informazione è entrato in cortocircuito. Ora, secondo me, Erdogan farà come al solito il doppio gioco, giocherà su due tavoli. Che faccio? Glielo dico a Mosca le informazioni che noi sappiamo in merito agli attentati del Crocus, oppure ce ne stiamo zitti? E se ci stiamo zitti, voi che cosa ci date in cambio? No, perché qualcosa gliela diranno, qualcosa se la terranno per sé, ma quello che si terranno per sé avrà un prezzo. E come sempre la Turchia passerà all'incasso. La Turchia sostanzialmente è un'Italia della Prima Repubblica messa per orizzontale e Erdogan è un altro Craxi che ce l'ha fatta, che riesce a giocare su 5 tavoli e a vincere su tutti e 5 i tavoli. Hanno tentato di eliminarlo in tutti i modi, i russi l'hanno salvato, lui gli è stato riconoscente, ciò nonostante non è uno che non si concede anima e corpo come i nostri politici che stanno piegati a 90 gradi e oramai il dolore è passato e sono nella piena fase del piacere. La mia ipotesi è che l'attentato del Crocus sia stato la mente, il terzo livello, come le stragi in Italia alberga nella NATO, nel mondo anglosassone, Inghilterra o Stati Uniti. La manovalanza è una manovalanza di bassissimo livello, di gente reclutata via internet che aveva contatti terzi, quarti o quinti. La mano non si vedrà mai, però i turchi qualcosa la sanno e secondo me la sapranno far valere. Io ricordo che in Turchia è volato da una finestra James de Misurier, che è l'ideologo, l'inventore dei caschi bianchi, e nessuno ha mai saputo niente, ed era un uomo dell'intelligence inglese. Quindi la Turchia è un crocevia di tutte le manovre che riguardano il Medio Oriente, in realtà il Vicino Oriente, ma ha molto a che fare anche con l'Ucraina. Grazie Giorgio, vado da Umberto Pascali per chiudere questa puntata che ha avuto un successo di pubblico strepitoso, siamo quasi in 6.000 dirette in contemporanea, sono numeri davvero che ci gratificano, vi ringrazio per la vostra, come dire, insomma, per la vostra amicizia, per il vostro impegno nel seguire la nostra programmazione. Umberto, per chiudere, alcuni dicono che insomma, è complottista associare l'ISIS alle oligarchie occulte americane, ecco, però io ricordo una dichiarazione di Donald Trump che in maniera molto diretta, mi pare nel 2016, affermava pubblicamente: ma l'ISIS è Obama, cioè cos'è l'ISIS? Il fondatore dell'ISIS è Barack Obama. Ecco, è una battuta o c'è qualcosa che diciamo rende importante questa dichiarazione? Quello che lo rende importante è che è vero, cioè se vi ricordate ai tempi della Siria, quando crearono questo
ISIS dal niente, questo doveva diventare il grande, come si chiamava, il grande impero islamico, che in poco tempo prese un'area che praticamente stava raggiungendo tutto il Medio Oriente. Praticamente ci rimaneva Israele e l'ISIS, e questi avrebbero controllato tutti, ecco, i Medio Oriente. Sai che c'era chi diceva che ISIS in realtà era un richiamo ad una divinità egizia molto vendicativa, chiusa parentesi però. Esatto, è una divinità proprio il centro del paganesimo, Iside e Osiride, che poi era anche abbastanza cattiva perché faceva certe cose brutte a Osiride, Isis. Vabbè, questo ci riporta al... Sì, tu ti riferisci al taglio netto, immagino. Sì. Vabbè, dai, questa è un'altra storia, prego, prego. Cazzo, sì. Se no entriamo in clima Lorena Bobbitt, prego. No, ci riporta adesso con tutta questa moda di tornare al paganesimo per via... di Bergoglio, eccetera, eccetera, e l'ISIS è stato scelto. Tra l'altro è interessante notare che varie organizzazioni terroristiche che possono essere ricondotte, per esempio, a certi servizi inglesi, abbiano nomi interessanti, tipo i terroristi tedeschi si chiamavano RAF, che in tedesco è Rote Armee Fraktion, ma durante la Seconda Guerra Mondiale erano le forze aeree inglesi che bombardavano la Germania. Ok, questo dicono alcuni che sono tutti giochetti interni che fanno questi mostriciattoli. Ma volevo dire una cosa sulla Turchia. Ricordiamoci, sì, la Turchia si fa i suoi interessi, e il più grande levantino, mercante levantino è sicuramente Erdogan. Ma la Turchia una volta si chiamava Impero Ottomano e fu distrutto da chi? Dall'impero inglese. E che sulla base del Sykes-Picot, dell'accordo Francia-Inghilterra, crearono poi la divisione di tutto il Medio Oriente, una zona francese, una zona inglese, e crearono Israele, che non esisteva, quindi da Balfour in poi. Quindi, siccome l'ossessione di Erdogan, a parte l'avidità immediata, ma se ha un ideale è quello di ricreare in qualche modo questo impero ottomano che non hanno mai dimenticato, il nemico che gliel'ha distrutto è stata questa frazione oligarchica, chiamiamolo così, franco-inglese, anglosassone. Quindi si capisce anche quando c'è un odio personale, poi dopo fa tutti i trucchi possibili e immaginabili. Sulla questione del terrorismo, cioè di quello che è successo a Mosca, qui hanno ricostruito, varie fonti hanno ricostruito, e da come lo mettono è una cosa estremamente imbarazzante per l'intelligence americano e inglese, ma americano, chiamiamolo così, perché quando hanno fatto fare quella dichiarazione non è stata l'Ucraina, è stato l'ISIS, mezz'ora dopo che erano successi i fatti, si è smascherata, nel senso che adesso la domanda è come lo facevate sapere, come lo sapevate. Secondo, quando c'è un atto di terrorismo c'è il dovere di riportare, si chiama dovere di riportare. Se un intelligence di un paese sa del terrorismo a un altro paese, c'è proprio un accordo firmato, lo deve riportare, ma non è che lo riporta così informalmente, qualcuno lo fa sapere al bar a qualcun altro, no, lo fa sapere attraverso canali ufficiali. Antonov, che è l'ambasciatore russo qui all'ONU, ha detto io non ho ricevuto niente. E quindi noi, quando ci arrivano notizie così come fuga di notizie, non lo possiamo prendere sul serio, lo prendiamo dal punto di vista perché ce lo dicono, cosa vogliono fare con questo. E infatti avevano ragione. E quindi quando c'è stato l'attentato a Boston, quando quei due giovani terroristi che venivano da qualche zona a sud della Russia, islamica, e hanno ammazzato non so quante persone durante la maratona popolare di Boston, i russi avevano mandato una delegazione speciale di loro uomini a Washington a dare tutte le informazioni che avevano ufficialmente, cioè da Stato a Stato, dicendo abbiamo informazioni che questi due elementi stanno preparando qualcosa a Boston, non sappiamo tutto, ma questo è tutto quello che sappiamo. Gli americani non fecero niente, cioè la CIA e la Casa Bianca del tempo non fecero niente,
e ci fu il massacro. Adesso la questione è completamente diversa. E quello che era successo invece è, ricostruendo qui, è che hanno creato un esercito, come diceva Budanov, che adesso il capo dei servizi russi ha dichiarato che Budanov è un obiettivo legittimo, no? Bortnikov ha dichiarato è un obiettivo legittimo. Budanov, amico intimo e collaboratore o diciamo sottoposto a Vittoria Nuland, no? Avevano preparato questa nuova strategia. Abbiamo perso sul campo di battaglia, questo già era chiaro da tempo. Quindi adesso porteremo la guerra al loro interno. Come ha detto recentemente, pochi giorni fa, Putin ha detto quello che fanno questi qui, seguono gli ordini dei loro patroni occidentali di combattere fino all'ultimo ucraino e formare qualcosa che somiglia a una nuova versione della gioventù hitleriana. Si sta riferendo anche all'operazione alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti erano stati sconfitti, di creare questi corpi chiamati werewolves, lupi mannari, che erano corpi di giovani che venivano mandati dietro le linee nemiche, cioè operazione Gladio, no? Dietro le linee nemiche, a commettere atti di terrorismo. Questi hanno messo insieme un corpo, e lo dicevano, Budanov lo diceva apertamente, altri lo dicevano apertamente, di 5.000 russi, tra virgolette, russi, i quali erano russi, come si dice, l'esercito di liberazione russa contro Putin, dietro le linee nemiche. E lo scopo immediato adesso era di far saltare in aria le elezioni. E non ci sono riusciti. Però questo ha avuto un imprimatur, dicono qui, attraverso una presidential directive del Presidente degli Stati Uniti. Quindi chi è implicata sarebbe un corpo speciale, the Special Activities Center della CIA. Quindi se questo è vero, si vede perché adesso sono in una situazione di ansia e quasi panico e cercano di coprire con questa cosa lì che non funziona. Quindi adesso la situazione è molto aperta. Grazie Umberto, grazie a tutti voi per aver seguito questa importante puntata. Noi faremo il nostro dovere fino in fondo, vi aggiorneremo giorno dopo giorno su tutto quello che accade di pericoloso nel mondo, offrendovi un punto di vista non manipolato, non funzionale a legittimare l'agire perverso di padroni globali ormai impazziti, ma per provare a cambiare le cose attraverso la conoscenza e il pensiero critico. Grazie a tutti voi, a partire da Giorgio Bianchi. Grazie Francesco e buonasera a tutti gli ascoltatori, buona cena. Edoardo Zarelli. Grazie a voi, buona serata. Umberto Pascali. Grazie, saluti ai miei due colleghi, saluti a quelli che ci ascoltano, buon appetito in Italia, che mangiate bene. Bene, questo è sicuro. Va bene, cari amici di Visione TV, un paio di notizie. Come avete visto, sono cadute le ultime maschere. I signori che nel 2022 si vestivano di coerenza, di forza per difendere quelli colpiti dal Green Pass, dagli obblighi vaccinali, adesso si sono uniti in quello strano caravanserraglio messo in piedi da Cateno De Luca. C'è entrato pure Sara Cunial, che sembrava la più intransigente all'epoca di vita e che ha organizzato una lista utile soltanto per provare a togliere voti a chi come noi quelle istanze le difendeva per davvero. C'è entrato pure Insieme ai Liberi, quell'altro esperimento di presunti uomini senza macchie e senza paura, che si sono presi uno dei 17 pallini che De Luca ha messo generosamente a disposizione. Questa era la stessa gente che ha fatto un casino contro Italia Sovrana e Popolare, che andava a scovare non il posizionamento politico dei leader, ma andava a scovare le parole dell'ultimo dei candidati per montare su polemiche strumentali volte a izzare odio e fastidio nei confronti dell'unica forza seria all'interno del panorama della contestazione. Meglio così, cadono le maschere. Non vi dico, ve l'avevo detto rispetto a chi fossero Cunial e Paragone, però ve l'avevo detto, ecco perché non è elegante, però insomma va bene così. Il problema, ecco che c'è Umberto, che fai con sto DT? Sono dimenticato, volevo augurare a tutti buona Pasqua. Ecco, esatto, ecco, buona Pasqua a tutti. Questo
Questo ci sta. Mi aggrego agli auguri di Umberto. Questo solo per dire che la politica è una cosa complicata, una cosa difficile. Tante volte le persone più, che sembrano più intransigenti, no? I moralisti, quelli sono in realtà diciamo, utilizzati come grimaldelli per provare a scardinare da una posizione di comodo le forze sane, libere, che non prendono ordini dall'oligarchia globalista. Quindi se ogni tanto vi sembriamo, come dire, un po' più duri, come dire, un po' più rigorosi nell'allontanare persone che ci sembrano non funzionare al nostro progetto, non lo facciamo perché siamo cattivi, lo facciamo perché sappiamo, diciamo, la perfidia, la malizia dei nemici che abbiamo intorno. Noi non saliremo su nessun caravanserraglio, non abbiamo intenzione di farci portare da lucignolo in un finto paese dei balocchi, noi ce la vogliamo fare con la nostra forza e con le nostre gambe, per cui aiutateci firmando nei vostri comuni di residenza fino al 2 aprile, o se no ancora meglio, venite insieme a noi a dare una mano, chiamate questo numero che la regia mandò in sovraimpressione, 348 29 05 215, il numero di Paolo Paggio. Abbiamo bisogno di voi, di ognuno di voi, per riuscire in questa impresa importante, per dare rappresentanza politica a un popolo crescente e forte che però nessuno difende e nessuno organizza. Non ci arrenderemo fino all'ultimo secondo. Come sapete, da un paio di mesi cambiamo argomento, abbiamo lanciato gli abbonamenti per la nostra rivista Divisione Editore. Pensavamo di poter raggiungere rapidamente un migliaio di abbonati, che è il numero, come dire, minimo per garantire il pareggio, insomma, per continuare a lavorare tranquillamente. Sfortunatamente in due mesi abbiamo fatto meno di 300 abbonamenti. Questo significa che in prospettiva non è garantita, diciamo, la permanenza di questo nostro strumento, perlomeno se questo strumento dell'abbonamento non incontra il favore del nostro pubblico, tra un mese ne dovremo prendere atto. Ecco, insomma, dispiace, perché obiettivamente la rivista è ben fatta, mette insieme intellettuali di valore, cristallizza sulla carta pensieri che possono essere sui quali si può ragionare, un pensiero che può essere sedimentato, che supera anche la velocità della comunicazione digitale, però insomma, evidentemente non so se avevano ragione davvero quelli che ci dicevano che la carta è uno strumento superato. Anche questo lo scopriremo solo vivendo. E chiudo chiedendovi, come sempre, una mano per Visione TV. I nostri editori siete voi, se volete aiutarci fatelo con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Vi ringrazio ancora, ci vediamo domani alle ore 11 con il Controcanto.